Buonasera a tutti amici, buonasera Silvia, buonasera Claudio, ciao Buonasera. Fede. Ciao. Buonasera, buonasera. Buonasera. Va Buonasera a bene che ci tutti. dobbiamo mutare a vicenda, ma non contemporaneamente, se no non ci sentiamo. Allora, Allora, vai buonasera a Fede. tutti, buonasera a tutti, a tutte, benvenuti e benvenuti a un nuovo episodio di Fuori dalle Bolle, il decimo di questa serie. Il nostro, come sapete, ormai è il podcast che non parla o cerca di non parlare di cose che non conosce. Oggi affronteremo un tema complesso, il tema dell'omosessualità, e siamo in compagnia di due amici, Silvia Tassone e Claudio Mazzarella, che sono rispettivamente responsabile della comunicazione e presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, qui di Roma, dato che io parlo da Roma, quindi è da qui. Lì da Buonasera, ragazzi. Roma, Claudio Mazzella, non Mazzarella. Mazzella, scusami, Guarda, Claudio. figurati, No, vabbè, figurati, se figurati, non va bene cominciavamo con una così. gaffe. Ciao ragazzi, grazie mille di essere Ciao. qui con noi. Buonasera, buonasera. Io purtroppo ho come dire, una tassa da pagare in ogni puntata, perché devo dare soddisfazione a Federico che ci lavora quei 7-8 secondi che prepara la sigla, e quindi io mando la sigla che dura pochissimo, dopodiché iniziamo con la chiacchierata che sono sicuro sarà molto molto interessante. Quindi, sigla! Francesco Ambrosino e Federico Simonetti presentano Fuori dalle bolle, il podcast che non parla di cose che non conosce. E questo è, ragazzi, questo è il grande lavoro di Adoro. regia. Eh sì, ragazzi. Per fortuna abbiamo Federico che ci fa la sigla e lascio a lui la parola per la prima domanda. Allora, siamo nel 2021. La domanda è perché nel 2021 dobbiamo ancora parlare di omosessualità come se fosse un problema da risolvere e non come qualcosa che fa parte del nostro mondo, della nostra società e della vita di migliaia, milioni di soggetti in Italia, nel mondo. Insomma, cioè io lo trovo sempre particolarmente frustrante anche per me. Io mi considero un ally, no? Un alleato del movimento, per quanto possibile. Ne condivido le lotte e come dire, le problematiche. Perché ne stiamo ancora parlando? Cioè, qual è il motivo, secondo voi, per il quale nella nostra società ancora adesso siamo costretti a trattare questa cosa come se fosse un problema? Non so, Silvia, vado io, vai tu? Vado Vai, vai, Claudio. io. Allora, innanzitutto grazie mille dell'invito, buon pomeriggio a tutte e tutti. Allora, questa domanda da omosessuale io la dovrei fare, insomma, agli eterosessuali, come potete immaginare, no? Perché giustamente, insomma, la categoria delle persone LGBT più si chiede come mai nel 2021 vive ancora in una società che ancora non è inclusiva e, insomma, e ancora episodi molto gravi di discriminazione e di violenza nei confronti della nostra comunità. Io vado al succo, secondo me alla base c'è proprio il discorso che noi viviamo in una società in cui ancora c'è un'impronta, un modello che è eteropatriarcale, che fondamentalmente vede alla base l'immagine molto di un maschio bianco che domina e fondamentalmente il resto sono minoranze, quindi ragion per cui tutto ciò che è diverso da quel, da quel modello disturba, non è qualcosa che si può accettare, disturba un po' il sistema un po' che è stato creato. Se voi ci pensate, il movimento omosessuale è una rivoluzione che è da 50 anni, non è insomma che c'è da una vita. Vi do solo un dato per capire, tu dici nel 2021, ma io nella vita sono uno psicoterapeuta. Nel 2021 l'omosessualità non è una malattia, ma sino al 1973 la mia categoria segnava disturbo per le persone omosessuali. Questo ti dà il tanto che anche gli psicologi erano convinti che fosse una malattia, Ne neanche quanto 40 anni fa. Quindi questo ti. parlavo proprio ieri con mio suocero che ha fatto per anni il selettore dell'esercito e appunto mi confermava che fino al 1973 il Sì. DSM dava, cioè il documento sulla base del quale si fanno le diagnosi di psicopatologie, dava Assolutamente. l'omosessualità come un disturbo del Sì, comportamento.
è la variante che, diciamo, voglio dare un tecnicismo in più, senza scendere nel dettaglio, che è stata modificata del tutto, è avvenuto nel 1900, a fine del 1990, cioè nel senso che comunque nel 73 è stata tolta quella che viene chiamata quella egodistonica, vabbè, non scendo qua in tecnicismi, poi è stata cambiata nella versione definitiva nel 1990 dall'OMS, e da là infatti c'è il 17 maggio, il famoso 17 maggio in cui appunto si celebra la giornata contro le discriminazioni verso appunto le persone LGBT, e là appunto perché ricorda che il 17 maggio del 1990 è stato detto no, in effetti non è una malattia. Quindi questo sa, per rispondervi, è perché viviamo ancora in una società che ha un modello, e il modello è fatto in quel modo. E si ripercuote su tutto quello che è, non solo sono state vedete, sono state accettate delle cose, non sono state accettate altre, cioè nel senso le persone omosessuali teoricamente se si comportano in un certo modo va bene, però se già iniziano ad avere una famiglia, a rendersi eccessivamente visibili, se si parla di avere dei figli, allora là no, cioè dei piccoli pezzi ci vogliono dare. Silvia, tu come la vivi? Peraltro è chiaro che il tema sia vasto e complesso, però diciamo che mi interessa anche un punto di vista femminile, perché spesso e volentieri, e non, lo dico ovviamente diciamo dall'altra parte, insomma dalla parte di chi è parte del problema, quello più percepito è l'omosessualità maschile, mentre mi sembra sempre che l'omosessualità femminile sia una cosa un pochino più in penombra, una cosa di cui si parla meno, perché vabbè, sono ragazze, stanno tra loro, giocano, no? Tu come la vivi invece? Come vivi il problema? Il problema, come vivi la situazione, insomma? Allora, innanzitutto grazie mille per l'invito, è un grandissimo piacere per me essere qui con voi e con Claudio. E ovviamente sì, la mia è il punto di vista di una ragazza lesbica, quindi insomma il problema, tra virgolette, come lo dicevi tu, che per me non è un problema, anzi è un'opportunità, in realtà dipende, Claudio parlava del suo punto di vista, io ti parlo del mio punto di vista, è quello della rappresentazione che ognuna di noi e ognuno di noi diciamo vive e affronta. Se ci pensiamo, qual è il modello e quali sono le rappresentazioni che sin da, insomma, da piccoli a cui veniamo sottoposti e che viviamo quotidianamente? Chiaramente è quello che diceva Claudio, un modello eteropatriarcale, quindi per noi donne è ancora più complicato, e se ci pensate anche all'interno del movimento e della comunità, si parla di movimento omosessuale, difficilmente si parla del punto di vista femminile, delle lesbiche, per non parlare insomma delle persone bisessuali e quant'altro. Quindi chiaramente dal nostro punto di vista, quindi dal punto di vista delle lesbiche, c'è anche una necessità, un'urgenza di parlare di noi, e sono ancora più contenta di farlo oggi perché è il giorno della visibilità lesbica, quindi insomma mi fa molto piacere poterne parlare oggi, perché è fondamentale ribadire e mostrarsi e mostrare a tutta la comunità, ma non soltanto a tutta la comunità, ma a tutti e tutte, che esistiamo e che nasciamo per autodeterminarci ed autorappresentarci. Non siamo, diciamo, programmate biologicamente per riprodurci, ma per essere persone libere, vivere ognuna di noi per come vuole vivere se stessa e il suo corpo. Guarda, io quando mi dicono non siamo programmati biologicamente per fare X, rispondo manga per purta macchina, manga per tagli capilla, cioè, se parliamo di programmazione biologica, l'evoluzione stessa è una riprogrammazione biologica. Quindi c'è una bellissima battuta di Woody Allen, che è uno dei miei miti, e che ha rischiato di diventare il titolo della puntata, perché era troppo lunga, e lui dice che se l'omosessualità è contro natura, anche camminare sulle acque, dividere pane e pesci e trasformare l'acqua in vino. Quindi voglio dire, se vogliamo fare un discorso un po' più ampio di ciò che è contro natura, dobbiamo poi farlo veramente un po' più ampio. Vi faccio una domanda un po' alla Barbara D'Urso, se mi permettete, perché mi interessava anche l'aspetto umano, e quindi vi volevo chiedere come avete vissuto
il vostro coming out, sia diciamo familiare che poi pubblico, nel senso al di fuori della cerchia familiare, quali sono state eventualmente le difficoltà che avete incontrato personalmente e come attivisti del movimento, se avete la sensazione che oggi fare coming out sia tanto complesso quanto qualche anno fa, o se le cose sembrano andare un po' verso una direzione di normalità, nel senso che uno dice io sono gay, così come non lo dice ed è eterosessuale, non cambia assolutamente niente. Vorrei partire da Silvia per una questione di galanteria, anche se siamo gender fluid e tutto quello che volete, e poi dopo parla Claudio. Quindi a questo punto io lascerei la parola a Claudio, ma non lo farò. E... scherzi a parte, ovviamente. E la cosa, come ho vissuto il mio coming out? Intanto grazie per questa domanda, perché è una domanda che a me piace tantissimo, perché in realtà io vengo da un'esperienza abbastanza particolare, perché per anni ho vissuto una certa omofobia interiorizzata, avevo difficoltà a parlarne, avevo difficoltà a mostrarmi, avevo difficoltà anche semplicemente a dire la parola lesbica su di me, in generale a dire la parola lesbica e in generale e più in particolare a dirla su di me. Quindi ho vissuto, diciamo, un momento di grande difficoltà, perché non ne parlavo, non mi andava di dirlo, non mi andava di affrontarlo, non mi andava di vivere neanche la mia sessualità. Poi a un certo punto, intorno ai 22 anni, ne ho parlato prima con il mio migliore amico e poi mi sono innamorata di una ragazza e quindi ho detto ora lo dirò ai miei. Insomma, ci sono state diverse situazioni a casa, non è stato proprio tutto rose e fiori, mettiamola così, però sicuramente poi è stato un percorso bellissimo, perché dal primo impatto, che non è stato proprio facilissimo, addirittura i miei, insomma, vengono anche alle serate della comunità insieme a me, quindi come potrete immaginare l'hanno vissuta bene, cioè hanno trasformato quella situazione in una situazione sicuramente positiva e addirittura oggi si arrabbiano quando vedono delle situazioni di omofobia a casa. E, con i miei amici è stato sicuramente più semplice, nonostante appunto, come vi dicevo, non ne parlassi, quindi fosse abbastanza una situazione che tenevo per me. Non di certo perché pensassi che della propria sessualità non se ne deve parlare, ma perché avevo paura del giudizio. Ed è giusto anche dirlo, perché non nascondiamoci, cioè io ho vissuto quella paura del giudizio, ho vissuto la paura di poter deludere delle persone, ho vissuto la paura di poter essere lasciata da sola e anche di avere... Scusami se mi permetto, perché questa è una cosa che mi interessa capire, era una tua paura intrinseca e quindi o era effettivamente tu avvertivi uno stigma sociale intorno a te e quello ti... scatenava la paura. Ma questo sì. Mi interessa capire, cioè le persone intorno a te ti davano la sensazione di non poterlo esprimere con leggerezza o con libertà, o era più una paura tua, insomma, più dell'ignoto? Che, ecco. Più che le persone intorno a me, la società intorno a me, perché non era semplicemente in relazione alle persone intorno a me. Quello che mi veniva detto era: ma come vivrai? Questa era la frase che più volte mi sono sentita dire. E a maggior ragione perché... Nel senso che non ti sposi, non fai figli, non fai la donna di casa, questa roba qua. Questa era la cosa che mi sentivo dire più spesso, e con questa paura ovviamente mi si sono create paure ancora più grandi. Per fortuna poi mi sono liberata da tutto questo e veramente ho scoperto completamente la bellezza invece di manifestarsi, ed è io sono felicissima oggi di dire io sono lesbica. Abbiamo fatto un video proprio stamattina, siamo usciti sulla pagina del Circolo in cui abbiamo fatto questo video che manifesta il significato di essere lesbica, ed è importante dirlo, è importante che ci siano donne che lo dicano e che possano sottolineare in realtà quanto è bello manifestarsi. Io personalmente da quell'esperienza mi porto a casa la possibilità di mostrarmi per altre donne, perché è importante esserci, basta avere paura, basta sentirsi diciamo chiuse in un corpo che non ci appartiene, in situazioni che non ci appartengono e soprattutto in paure che non dovrebbero esistere,
perché è questo poi la parte non fondamentale. Non resistere per nessuno, esatto. In generale, e in particolare per, peraltro in una società eteronormata per delle donne, che cioè, esatto. Paradossalmente forse è ancora peggio. Claudio, invece, la tua esperienza? Sei muto, ti smuto, aspetta. Ok. Eccomi. Ci sei. Scusa. Allora, io faccio innanzitutto la premessa, io vengo da una famiglia stile grosso grasso matrimonio greco, quindi è una famiglia molto ingombrante, nel senso solo nella mia via ci sono 4 zie e 16 cugini, quindi solo nel mio palazzo, insomma, da mia nonna a mie zie, quindi è una famiglia veramente gigantesca. E mio, si chiamano tutti Antonio, come nel film. Guarda, mia mamma e le sorelle si chiamano Maria, quindi ti dico, però all'anagrafe sono così, vabbè, un giorno ti racconterò la storia della mia famiglia. Io, il mio coming out non è stato un coming out vero e proprio, perché in preadolescenza a casa mia tutti dicevano Claudio è gay, e quindi io sapevo di essere gay perché tutti dicevano che io ero gay, e quindi per loro sarebbe stato un dispiacere se fossi stato eterosessuale. Quindi per decisione degli altri, diciamo. Quasi per decisione degli altri. Okay. Però battuta a parte, devo dire che ho avuto una famiglia che mi ha aiutato in questo percorso. Io sono di quelle persone omosessuali fortunate, perché hanno capito da subito, io non ho mai avuto nemmeno il minimo pensiero che mi potessero piacere le ragazze, ma ho avuto, questo mi ha aiutato, il fatto di avere una grande famiglia di supporto che non solo non mi ha creato problemi, ma che si interrogava con me, quindi insomma che mi diceva, ma te per caso piacciono i ragazzi, ma per cosa provi, quindi in questo mi è veramente stato di grande supporto. E quando ho iniziato a portare i primi ragazzi fin da subito, dai 16 anni, il primo fidanzatino, così, e io sono una generazione, perché io ho 41 anni, quindi insomma la mia adolescenza è... Portare i benissimo. Sarà l'omosessualità che, può essere. Che fa invecchiare meglio. Insomma. Anche i geni sardi, fammi dire, perché i geni sardi aiutano infatti, molto. Sì. Si sentiva un pochettino Eia in sottofondo. È l'icnusa. No, hai detto questo, quindi da subito loro, cioè, hanno voluto conoscere le persone che frequentavo, quindi mi hanno aiutato. Però voglio dire che la mia è un'esperienza, perché non è per tutti così. Io nella vita sono, come vi dicevo, appunto uno psicologo, e spesso ho a che fare con ragazzi, insomma, che invece cercano di capire come comunicarlo ai genitori, e che vivono veramente delle esperienze veramente traumatiche. Ma vi dico perché, questo vorrei fare una domanda un po' così, no, una domanda, una riflessione, no? La nostra comunità è considerata una minoranza, ci sta, però non è l'unica minoranza, no? Ci sono minoranze per questioni etniche, per questioni religiose, però perché la nostra è considerata, o per meglio dire, ci definiamo una minoranza delle minoranze, perché è diversa dalle altre, secondo voi? Cioè, prendiamo 3 ragazzi, no? Sì. A scuola. Uno è omosessuale, uno è un ragazzo, che ne so, del Bangladesh che sta qua, e l'altro è una ragazza musulmana. Sono 3 ragazzi. Qual è la differenza tra i 3? Rispetto che il terzo di... può essere, che il terzo può essere blastato dagli altri 2. Perché? Questo è il mio punto di vista, almeno. Perché molte sono le culture per le quali l'omosessualità è un problema e rimane un problema. La quasi totalità di quelle esistenti, e quindi nel momento in cui ti dichiari come omosessuale ti apri alla critica da parte di tutte le società patriarcali. Questo è il mio punto di vista. Guarda, io sono molto più terra terra. Io penso che il problema sia di natura sessuale, cioè nel momento in cui si mette nel discorso la sessualità di una persona, si crea una spaccatura, perché la sessualità è divisiva sempre, ok? Come il sesso anale, chi lo fa, chi non lo fa, il sesso orale, chi lo fa, non lo fa, ok? Tra una persona, 2 persone eterosessuali, uno fa sesso anale, uno non lo fa, ci sono 2 mondi che si contrappongono, e quindi con l'omosessualità è perché c'è di mezzo il sesso, secondo me. Per la religione riusciamo a superarla con più facilità, il colore della pelle ci abituiamo un pochettino dopo un po', come se fosse, non mi ricordo di chi è la battuta, che io non ho niente contro gli omosessuali e quelli di colore, l'importante è che le 2 condizioni non si presentino contemporaneamente. Perché il problema è sessuale, secondo me, però è anche vero che io questo
questo limite di malizia io non ce l'ho, perché a me se uno è nero, è bianco, è giallo, è verde, è gay, è etero, me ne frega assolutamente un cazzo, perché quello che fa lui nella sua vita, cioè fino a quando non va a influenza della mia. Vabbè, ma tu sei un liberale. Io sono una brutta persona, perché io sono senso che tu il problema forse, cioè, non lo vivi, non te lo poni. Io viceversa, esatto. Essendo cresciuto in una famiglia estremamente patriarcale, però io ho il retaggio qua dietro, vedi? Quindi devo fare tabula. Ma infatti la mia considerazione, volevo tra l'altro approfittare anche del fatto che tu sei un terapeuta e mi pare che per mestiere ti occupi anche di transizione, quindi hai proprio il polso della situazione, non solo come omosessuale, ma come professionista. Uh-huh. Okay. Io sono cresciuto faccio parte di una generazione che è cresciuta con una binarietà molto molto marcata, quindi c'erano i maschietti e c'erano le femminucce. Da bambino, io ho 37 anni, quindi non è che stiamo parlando di un'altra era, però comunque era normale, il bambino ti piace la femminuccia, giochi con i robottini, la femminuccia gioca con le bambole. Adesso che sono papà, io ho 3 figli, due femminucce e un maschietto. Mi rendo conto che nonostante io non abbia nessun tipo di difficoltà ad affrontare il tema dell'omosessualità, della diversità, eccetera, mi rendo conto che però mi mancano degli strumenti, mi mancano le parole, mi mancano alcuni concetti, perché io non ci sono cresciuto con questo tipo di realtà. E quindi, ad esempio, io ho grossa difficoltà a capire determinati linguaggi che hanno a che fare con la transessualità, ad esempio, oppure vado in confusione quando si parla di bisessualità, perché di recente, ad esempio, ho letto che il termine bisex è sbagliato perché si fa riferimento al sesso e non alla sessualità. E quindi quando leggo queste cose mi rendo conto che nonostante io sia una persona aperta, mi mancano degli strumenti per poter aiutare domani mio figlio, mia figlia che dovesse venire da me a dire: io mi sento gay, mi sento lesbica, mi sento maschio nel corpo di una donna o viceversa, eccetera. Io potrei starle vicino a mio figlio, potrei aiutarlo, ma non so come, perché mi mancano le parole, letteralmente. Quindi voi mi potete, a me, a chiunque abbia figli magari preadolescenti che si trovano in una condizione dove affrontare un momento di passaggio, soprattutto quest'anno, diciamo che hanno difficoltà anche a vivere la relazione con l'altro fisicamente, perché c'è il distanziamento. Se potete darmi dei consigli, tu, magari anche da un punto di vista psicoterapeuta, ma in generale per la realtà che voi vivete, che conoscete sicuramente meglio di me, e mi muto. Allora, innanzitutto volevo rispondere alla domanda, poi ovviamente rispondo a questo che vi ho fatto prima, e cioè delle tre minoranze, no? Perché invece vi voglio dire che c'è una reale e una sostanziale differenza, e questo è molto importante. Voi immaginatevi quindi queste tre persone, questi tre adolescenti di 12 anni che stanno a scuola e sono tutti magari anche discriminati, ok? Il ragazzo del Bangladesh, qual è la differenza? La differenza è... sembra non ci si arriva perché non ci si sta dentro la testa della comunità LGBT. La differenza è che il ragazzo del Bangladesh può tornare a casa e confrontarsi con fratelli, sorelle, genitori rispetto alle violenze che ha subite. La ragazza musulmana torna a casa e probabilmente avrà una madre e un padre che saranno protettivi nei suoi confronti. Il ragazzo o la ragazza omosessuale o lesbica che viene picchiata e viene aggredita, spesso quando torna a casa prende il resto delle mazzate dei genitori perché appunto ha un orientamento sessuale e un'identità di genere. Quindi quando io dico che è una minoranza nelle minoranze, che spesso gli omosessuali sono completamente soli perché non hanno neanche le famiglie, tanto è vero che quando si parla di comunità LGBT+, è perché mentre le altre minoranze hanno fatto rete all'interno del proprio sistema, le persone LGBT+, da questo punto di vista, non hanno mai avuto, spesso è capitato che non avessero il supporto dalle loro stesse famiglie. E credetemi che essere mandato via da casa dai propri genitori è uno dei traumi più grandi che si possa avere. E questo per venire alla tua domanda, che mi aggancio, perché è proprio questo. Spesso i genitori non hanno gli strumenti, perché noi non abbiamo una cultura che ci permette di avere questi strumenti. Tutte le lotte che noi facciamo per i lavori dentro le scuole
è proprio per questo motivo, perché ci vorrebbe più cultura, no? Di quello che sono tutte le tematiche LGBT+. Innanzitutto vi consiglio un libro bellissimo di Chiara Lalli, che è appunto Tutti pazzi per il gender. Il libro di Chiara Lalli, che insomma ha scritto veramente tanto su questo tema, una grande femminista, e si occupa di bioetica, e lei ha scritto questo libro appunto per dire, inizia con maschio e femmina, Dio li creò, perché proprio noi siamo nati con l'idea che appunto siamo nati maschi e femmine, del binarismo, questo ci portava. D'altronde immagino, adesso non so se è il tuo caso, ma quando nasce un bambino o una bambina, la prima cosa che si fa è mettere il fiocco rosa o il fiocco blu. Quando tu torni a casa, vieni nel portone e dici, ah, è nata una bambina, è nato un bambino, questo è. Esatto, E quando certamente. nasce una bambina, anzi, ancora prima che nasca, Fai il tu corredo padre dottoroso. e tua madre, immagino tua moglie, abbia fatto tutta una sorta di previsione di quello che era, di quando si sposerà. Cioè, voi i genitori, da questo punto di vista, si fanno delle idealizzazioni, le chiamiamo noi nel mio lavoro, no? Quando io ho a che fare soprattutto più che con i ragazzi, con i genitori, quando vengono da me, perché loro vengono e dicono, ma io ancora prima di averla me la immaginavo che faceva quel lavoro, che faceva, perché i genitori mettono sui figli quelle che sono le proprie fantasie, quelli che sono i propri desideri. Poi però nella vita ci si rende conto che invece è molto più dimensionale che a livello di categoriale, poi i genitori dicono non ho gli strumenti. E credo che sia normalissimo non avere gli strumenti, l'importante è approfondirli. Ah, l'importante è chiedere aiuto, l'importante è leggere, l'importante è non dare per scontato che un figlio sia necessariamente eterosessuale o che un figlio necessariamente sia maschio o femmina, cioè, da questo punto di vista che possa attraversare i generi, ecco. Ok, no, ma Forse su l'importante. questo siamo d'accordo, scusa Fede, però ripeto, che cosa posso fare io da genitore? Cioè, se chiedere aiuto a chi? C'è una rete di supporto? Proprio, veniamo proprio alle cose pratiche, lasciando stare il massimo sistema perché siamo d'accordo, no? Io proietto la mia immaginazione sul futuro di mio figlio, me lo immagino presidente degli Stati Uniti d'America e poi magari a scuola non riesce a fare 2 più 2. Però questo è normale, non mi va manco di sentirmi in colpa come genitore perché mi proietto, però vorrei capire se domani mio figlio viene e dice io penso di essere gay, perfetto, quello non è un problema per me, ok? Parlando di me, ma parlo in generale, però come lo aiuto? Cioè, non perché vada aiutato, cioè nel senso, in che modo io posso mettermi a suo fianco per fronteggiare poi eventuali difficoltà che dovesse incontrare nella società? Allora, innanzitutto non dando per scontato che lui abbia queste difficoltà. Cioè, innanzitutto capendo quali sono, vedi, tu ti porti già avanti, no? Fai Lo quella so che da perché, me è ripeto, un'anti-anticipatoria. bravo, Fai esatto. un'anti-anticipatoria, però è tua, non è sua, non necessariamente è tua. Quindi a questo punto non è che devi aiutare lui, devi aiutare te. Nel momento in cui lui ti dice che ha Esatto. delle difficoltà a scuola, ok, ma se lui non ti dovesse dire come me, che ha avuto minimamente difficoltà, a questo punto sei tu che hai bisogno del sostegno, non lui che ha bisogno di questo sostegno. Sono Nel d'accordo. momento in cui lui te lo chiede, ci sta, allora tu gli chiedi in che modo ti posso aiutare, proprio la domanda base, allora lui ti dirà a scuola, allora il problema lo risolvi a scuola, e c'è una bella rete che se clicchi su internet si chiama Educare alle differenze. Educare alle differenze è una rete di diverse associazioni LGBT che lavorano proprio sull'educazione alle differenze. Ci sono libri, trovate testi, trovate seminari, e c'è di tutto e di più là dentro. Se è una questione psicologica, se si rivolge appunto a uno psicologo di tante associazioni, dal Mieli a tutte quelle che ci sono, ma spesso è una questione dei genitori. Tant'è vero che c'è l'associazione per eccellenza che si occupa di questo, allora in quel caso tu dovresti rivolgerti a loro, ed è AGEDO, che è l'associazione genitori degli amici e parenti di persone omosessuali. E No, AGEDO è ma fatto. infatti io, ripeto, sono partito dal presupposto che la mancanza di strumenti è del genitore, non del ragazzo, perché il ragazzo magari la vive con molta più ragazzo, ragazza, con molta più facilità, me lo auguro ovviamente che cioè, domani vada sempre meglio, però il genitore che magari o perché è arretrato, diciamo, arretrato o è un po' più chiuso o non lo ha mai immaginato e quindi si ritrova a cadere dal pero e a dire ok, mo che cazzo faccio? Quindi proprio questo intendevo, se ci sono una rete di realtà che possono Assolutamente essere sì. utili,
Guarda, ti consiglio, così lascio la parola a Silvia, un documentario che è fatto, realizzato da Gedo, che si chiama Due volte genitori, dove loro raccontano proprio come sono dovuti diventare un'altra volta genitore, perché quando il figlio ha fatto coming out, per loro è come se avessero davanti uno sconosciuto, dicevano. Ed è molto bello perché racconta proprio le loro esperienze da genitori di persone, di figli appunto lesbiche, omosessuali, o insomma ragazzi o ragazzi in transizione. E loro raccontano quanto è stato difficile perché loro hanno avuto figli che sono arrivati a 30 anni e loro per 30 anni mai avrebbero pensato una cosa del genere. E dicono: mi sono dovuto reinventare per una seconda volta genitore. E là, secondo me, troveresti molte risposte. Grazie, grazie mille. Vai Prego. Silvia. Ma io aggiungo che senza ombra di dubbio ci sono associazioni come il Circolo, vi parlo del Circolo perché è l'esperienza diretta che ho sul campo, quindi, e devo dire che all'interno del Circolo io ho fatto un'esperienza bellissima con la mamma di questa ragazza, tra l'altro è stata una coincidenza che io la incrociassi all'interno di questo corridoio e ci incontrassimo perché io ero lì per un evento e lei mi dicesse: sono qui perché mia figlia è lesbica e non so cosa fare. Quindi è fondamentale sapere che esistono delle associazioni come il Circolo, ma come tantissime altre in tutta Italia, che possono dare supporto, possono dare gli strumenti, possono essere presenti in qualsiasi fase, sia per la persona, sia per i genitori, sia per, insomma, per la famiglia, sia per tutti coloro che sentono la necessità di confrontarsi sul tema, perché purtroppo è una cosa di cui non se ne parla mai abbastanza, non se ne parla nelle scuole, e questo è senza ombra di dubbio un problema che andrebbe risolto quanto prima, perché parlarne nelle scuole significa iniziare a superare, diciamo, dei conflitti. Anche in una fase che è diversa, oggi ho 31 anni, sicuramente affrontare delle tematiche a 14 mi avrebbe dato tantissimi strumenti per affrontare in maniera diversa il mio percorso e anche superare, diciamo, delle difficoltà. Quindi è fondamentale parlarne, è fondamentale parlarne con persone che abbiano gli strumenti e le competenze, ed è per questo che poi la presenza di attivisti e di attiviste, diciamo, sul campo è utile perché permettono, attraverso la propria esperienza, di diventare poi, tra virgolette, passatemi il termine, uno strumento per tutti, perché a partire dalla nostra esperienza possiamo raccontare come avvengono delle cose. Allora, diciamo che secondo me un punto importante dovrebbe essere quello di parlare nelle scuole per un motivo che vi enucleo immediatamente, cioè noi facciamo riferimento a associazioni come Agedo, come il vostro circolo, come tante altre realtà che però sono attive e presenti in centri grandi. Io se devo parlare di esperienze di miei amici, conoscenti, cugini, no, però... stiamo parlando di centri molto piccoli, nei quali il supporto di questo tipo di strutture è carente o se non assente. Quindi farlo nella scuola, formare anche personale docente, che poi ci piaccia o non ci piaccia, è quello che con i nostri figli, i vostri figli, insomma, i figli di chi ci ascolta, ha più relazione, è cruciale, perché altrimenti, perché sono loro che forse dovrebbero essere in qualche modo, almeno avere un'infarinatura del tema. Altrimenti si rischia di demandare ad associazioni ed attivisti ed attiviste che con tutte le migliori intenzioni però sono necessariamente presenti in maniera non abbastanza, diciamo, deconcentrata. Ecco. Questa, diciamo, era la mia visione. Un'altra cosa che mi piacerebbe dire è che probabilmente uno dei modi migliori per dare una mano a un ragazzo in una situazione di transizione, di confusione, quello che è ascoltarlo. Paradossalmente diventa quello un gesto abbastanza rivoluzionario. Allora, vengo a una domanda invece, a parte questo mio panegirico. La mia sensazione, la sensazione insomma che si ha da quest'altra parte, è che spesso ci siano due realtà in qualche modo sovrapposte e distinte. Cioè, da una parte, almeno da un punto di vista propagandistico, la nostra società si dice aperta a tutto ciò che è diverso da noi. No? Quindi anche l'omosessualità in qualche modo è accettata, se non urbanizzata,
comunque digerita soprattutto dal sistema mediatico e apparentemente va tutto bene, non succede niente, gli omosessuali sono tranquilli, stanno fatti i fatti loro, eccetera, eccetera. Poi dall'altra parte però ci sono episodi di violenza, alcuni palesi, come abbiamo visto qualche settimana fa, ma che succedono ovviamente tutti i giorni, in tutti i momenti, spesso anche in famiglia, ce lo ricordava Claudio prima. E però di queste cose in qualche modo si parla, magari qualche volta ci si indigna, e poi alla fine dei conti non si risolve, si risolve quasi sempre in nulla di fatto. Ecco, la vostra esperienza su questa cosa qual è? Cioè, che cosa pensate che stia realmente succedendo? Cioè, al di là di quello che si vede, diciamo, nella finestra ovattata dello schermo televisivo o anche dei mediatico, cos'è che succede veramente nella società e perché c'è questa sorta di dissociazione quasi schizofrenica tra siamo buoni, accettiamo tutti, tutto va bene, e poi dall'altra parte c'è un'omofobia, quella palese e quella forse ancora più dannosa che quella strisciante che imperversa, credo, anche in maniera abbastanza profonda nella società. Eccomi. Allora, in questo credo che, poi lascio la parola a Silvia, anche a voi che siete anche un po' più esperti, io credo che le persone LGBT vengano raccontate malissimo in tutti i mezzi di comunicazione. Non è vero che secondo me viene raccontata la variante naturale dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, ma secondo me le persone LGBT vengono viste e raccontate in maniera da far spettacolo, che però è tutt'altro da quello che sono le nostre vite. Le nostre vite, allora, se voi ci pensate, noi non abbiamo nessuna forma di differenza se non l'orientamento sessuale o l'identità di genere. E che da questo punto viene diversificato, cioè se uno pensa all'omosessuale pensa alle paillette, pensa alle solite cose, cioè a platinette, viene raccontato in quel modo, il che ci può anche stare perché è anche quello, però non è che è solo quello, cioè non è che si possono raccontare le persone LGBT solo quando fanno spettacolo. Il problema è che però quando vivono la vita di tutti i giorni non vengono raccontate, tant'è vero che non le trovate nelle pubblicità se non in maniera molto rara e se non sempre, in cui c'è, se viene raccontata una famiglia, viene raccontata automaticamente all'interno di altre 15 famiglie, in modo che tu ne vedi due secondi, ma non c'è un approccio diretto, non c'è un approccio diretto nei film, nei telefilm, non se ne parla in maniera di vita quotidiana. Questo è il discorso. Perché qua, scusate, dico che invece proprio perché l'omosessualità viene raccontata sulla base della sessualità, e invece non si parla di sessualità. Qua si dovrebbe parlare, e qua richiamo il mio professore Vittorio Lingiardi, grande psichiatra, grande psicoterapeuta, firma di diversi giornali, che lui dice che bisogna iniziare a parlare di omoaffettività, perché è questo che fa la differenza. Il discorso è che noi veniamo visti solo per la caratteristica della sessualità, cosa facciamo a letto, ma quel problema non è cosa facciamo a letto, poi quello che facciamo tutti i giorni fuori è la vita e le famiglie che abbiamo costruite. Questo è il problema. E siccome questo però non viene raccontato, allora se tu stai nel racconto del fatto dello spettacolo, allora tra virgolette lo accetti. È un po' quello che diceva Michel Foucault. Se avete presente, Michel Foucault diceva una frase molto bella: se tu vedi due persone omosessuali camminare per strada, entrare verso un albergo e sapere che fanno sesso, fondamentalmente gli tolleri. Ma se l'indomani si svegliano ed escono per strada mano nella mano, questo non glielo si perdona. Non è tanto la ricerca del piacere, ma quanto il risveglio felice ad essere tollerato. E lui lo diceva proprio nel risveglio felice, quello che non si tollera della comunità LGBT, che infatti avete visto, i due ragazzi a Valle Aurelia, a Roma, sono stati picchiati perché si baciavano, e questo è stato un atto. Nel 2021 una persona ha attraversato i binari per massacrarli di botte perché si baciavano. Questo è il problema. Ma tra l'altro posso dire una cosa su quell'evento, che a me è una scena che fa schifo, ovviamente, perché ma è stato buono, voglio... manca Dovatr, cioè, questo sto dicendo, quel ragazzino ha dimostrato di avere molte più palle di quel troglodita che è andato lì ad aggredirti, perché innanzitutto non è scappato,
si è difeso dalle botte, anche dandogli qualche schiaffo lui. E poi quello che ci siamo anche raccontati con Federico in un passaggio delle nostre conversazioni private, ma chi ha cagato cazzo? Cioè, nel senso, che cosa crede di aver raggiunto? Quel deficiente a mettere le mani addosso, ma poi tra l'altro a due ragazzini, perché poi volevo vedere se i due ragazzini che si baciavano erano due bodybuilder, se quello lo attraversava il binario per andare a manifestare il suo macismo. No, si stava da solo e si guardava le punte dei piedi. Però Silvia, anche la tua esperienza in merito ci interessa. Ma allora, Claudio mi ha anticipato sul discorso della rappresentazione, ovviamente. Se ci pensate, la rappresentazione qual è? Anzi, vi giro la domanda e vi chiedo, c'è una serie TV o un film, parlando per esempio di lesbiche, che vi viene in mente, in cui la protagonista non sia esclusivamente lesbica e quindi non sia esclusivamente caratterizzata per il suo orientamento sessuale? Cioè, che dici che il telefilm non gira intorno alla sua sessualità, ma a quello che fa nella vita, insomma. Guarda, ma che mi ci fai pensare, probabilmente avete ragione, però io una cosa l'ho notata negli ultimi anni, se voi vi guardate un teen drama degli anni 90 o degli inizi anni 2000, il personaggio omosessuale c'è, perché sono dei grandi polpettoni nei quali bisogna raccontare qualunque aspetto della società, quindi c'è anche quello, però è uno su 5 coppie, ad esempio. Ok, pensate a Dawson's Creek, no? 6-7 personaggi, c'è Jack che è omosessuale. E la sua storia è una storia di parte, insomma, che racconta quell'aspetto lì. Se guardate le serie, i teen drama un po' più recenti, come può essere ad esempio Sex Education o 13, lì la percentuale sulla totalità dei personaggi della serie che sono omosessuali è quasi del 50%, se non addirittura spostata sull'asticella. Quindi, almeno da un punto di vista di parità, da questo punto di vista di personaggi, è stato rivoluzionario. E infatti una delle domande che poi vi volevo fare, anche se non me la sono segnata, è se avete la sensazione o l'evidenza del fatto che la rappresentazione dell'omosessualità, che è aumentata nei film, bene o male, raccontato bene o male, ma che comunque è più evidente, se si è trasformata nella società civile in una maggiore confusione / consapevolezza della propria sessualità nei preadolescenti o negli adolescenti. Guardate, io aggiungo su questo tema una riflessione che facevo proprio oggi, perché leggevo dei dati rispetto alla presenza di persone della comunità LGBT, che è sicuramente aumentata rispetto al passato. Però la vera domanda che io mi sono fatta è: in che modo quei personaggi vengono rappresentati? Qual è la loro storia? Perché il passaggio che faceva Claudio, che a me preme molto, insomma, riportare al centro, è: rappresentiamo anche nelle, per esempio nelle pubblicità, rappresentiamo la normalità delle persone LGBT+, perché non è possibile, secondo me, rappresentare appunto Jack, insomma, se lo andiamo a caratterizzare, non era proprio il massimo dell'entusiasmo come personaggio, no? È sempre un personaggio estremamente problematico. Anche in 13, stessa cosa, insomma. Quindi anche lì cercare di fare una narrazione, una rappresentazione attraverso gli strumenti, attraverso i media, quindi che siano le pubblicità, quindi non semplicemente la coppia all'interno di altre 20 coppie, ma una coppia rappresentata nella sua quotidianità, perché quello che facciamo è assolutamente il quotidiano. Mi alzo, vado a lavorare, ho una compagna quando ce l'ho, ho degli amici, ho una famiglia, ho una nipote, questa è la mia vita. E quindi, cioè, non state importante tutto il tempo a scopare, questa è la cosa. No, purtroppo. È per vostra sfortuna, no, diciamo. Esatto. Cioè, ogni tanto voi fate la pipì, fate colazione, pranzate, andate a fare la spesa, no, pagate le bollette, cioè, esatto. Cioè, le fate queste cose, non state il tempo arrapati a trombare come dei ricci sulla Spontex, cioè fate anche cose normali. E questo è un peccato, però era una bella narrazione. Però a me, cioè, era anche una, quando vedo queste rappresentazioni, un po' vi invidio, cioè, nel senso di però questi scopano tantissimo, beati loro, insomma. E poi c'è questa promiscuità, no, nel racconto, come se un gay debba essere necessariamente fedifrago,
o comunque particolarmente promiscuo, e quindi se scopa con uno poi scopa con un altro, e sta tutto il giorno su Grindr a cercare qualcosa. Ma perché? Cioè, uno non se lo può tenere un fidanzato o una fidanzata per un po' di tempo, magari se lo sposa, magari non lo tradisce, magari non le fa le cose a tre, cioè nel senso ci sta pure questa realtà qua. Guarda, per le lesbiche, per esempio, il caso è diverso, perché noi siamo l'oggetto del desiderio, quindi è anche ancora più complicato, insomma. Però sì, assolutamente, oltre a fare sesso, anche perché, insomma, parlo per me, ma non è che sia così tanto presente. Non si schiaccia tantissimo. Esatto, e quindi è importante invece ribadire che viviamo una quotidianità, ecco, vedi, e nessuno ne parla. Se voi nella vostra nel vostro racconto, anche con l'associazione d'attiviste, iniziate i vostri convention, i vostri convegni, i vostri interventi, guardate che è uno scopo da tot settimane, probabilmente la gente inizia ad apprezzarvi un po' di più e ad avere meno diffidenza. Secondo me è quello, cioè c'è un'invidia sociale nel fatto che l'impressione è che trombate troppo. Questo è giusto per fare la battuta, ovviamente. Lo so, posso farne anche io per una battuta, no? Perché tu hai ragione. Che a noi però questioni, cioè persone LGBT, francamente ce ne fotte proprio di quello che pensano, cioè non dobbiamo dire a nessuno, cioè anche questo racconto, no, spesso c'è, questo te lo dico perché c'è spesso per quanto riguarda le famiglie arcobaleno, no? Quindi le famiglie con due mamme o due papà. Questa visione che questi bambini devono essere perfetti, devono essere biondi, devono essere carini. No, noi li vogliamo raccontare come gli altri, dei grandi cagacazzo, delle rotture di coglioni, delle persone che non ci fanno dormire. Cioè, questa immagine che per forza, siccome allora sei una famiglia arcobaleno, tu la devi raccontare come fossi qualcosa di diverso perché hai lonta rispetto a una famiglia eterosessuale. No, non è vero, siamo esattamente persone normali come tutti gli altri. Quindi avete pure i figli rompiparle. Normali, cioè, anzi, diversi, no, no. Come, non normali, diversi come tutti gli altri, scusa. Abbiamo figli rompipalle, a voglia. Abbiamo figli rompipalle, figli che assolutamente che sono noiosi, che a volte insomma con cui li manderesti dalla nonna. Mi state smontando quel po' di invidia che avevo nei confronti della vostra comunità. Lo so, è vero. Sembriamo come i panda, però poi alla fine siamo molto più normali. Siete persone normali, diciamolo. Persone normali. Ma guarda, ma noi siamo fieramente felici di essere persone, se vuoi anche anormali, cioè nel senso di essere diversi. Noi rivendichiamo tutta la nostra diversità. Noi fondamentalmente, sai che cosa non tollerano di noi? E per questo anche il discorso qua. Perché noi ci siamo unite al movimento di liberazione sessuale, perché noi rompiamo i tabù, perché ci vestiamo come... Noi ci autodeterminiamo come vogliamo, questo è il fatto. Noi decidiamo di essere quello che vogliamo, è questo che disturba. Non apparteniamo ad un modello preciso, questo dà fastidio. Credo che questa sia la cosa più fastidiosa per chi ragiona in termini patriarcali e maschilisti. Cioè il fatto che io non riesco a definirti e non riesco a metterti nel quadratino dove dovresti stare. Esatto. Che è la cosa che disturba maggiormente una persona che la pensa, insomma. Ma rispetto alla domanda... No, scusami. No, rispetto al discorso della rappresentazione dei telefilm o film, allora, onestamente secondo me è cambiata la percezione, onestamente sì. Però poi veniamo ad un dunque, adesso non so se voi due siete sposati per caso. Ok, allora mi spiegate perché... Non tra di noi ovviamente, perché lui non è il mio tipo. Però. Ok, vabbè, ci sta. Però vorrei sapere perché nel 2022 voi due vi potete sposare e io e Silvia no. Perché io e Silvia dobbiamo accedere agli unioni civili e voi al matrimonio classico. Cioè, la differenza tra noi quattro, quale dovrebbe essere? Perché lo Stato prevede che voi due vi potete sposare e noi no? Cioè, ma infatti ti rispondo con la più bella battuta che abbia mai fatto Ricky Gervais, che è un mio mito, che lui dice che il matrimonio omosessuale non è un privilegio, ma è uguaglianza di diritti. Privilegio sarebbe non pagare le tasse così come fa la Chiesa. Questo è, secondo me, punto. Cioè, per me, anzi... Proprio perché voi vi dovete sposare, perché dovete sapere quanto sono rompicoglioni i mariti o le mogli. Cioè, lo dovete sapere, perché nel momento in cui uno ci si sposa, poi c'è una... Tu sei psicoterapeuta, quindi lo sai, c'è proprio una schizofrenia e c'è un cambio di personale. Si toglie la maschera, sollillo.
È proprio così. Ma questo è vero per lui che si è sposato due volte. Io mi sono sposato una volta sola e sta cosa dopo una, due però, anni dice, ancora ti sei sposato succedere. Ti sei sposato dopo 150 anni di convivenza, non vale nel tuo caso, cioè erate già marito e moglie. Però guarda, seriamente, io non l'ho mai capito per quale motivo non vi potete sposare, cioè, ma che cazzo me ne frega a me se tu ti sposi o no, ma a me mi cambia. E questa è la domanda che, cioè, io non ho mai capito, guarda, le persone che manifestano per togliere un diritto a qualcuno. Che cazzo di senso c'ha? Io sono per il matrimonio egualitario subito, anche se non mi sposerei mai, e io sto con una persona da 16 anni, quindi insomma, voglio dire, eppure non Madonna mi sposerei. Che palle. Non mi sposerei manco se me lo chiedesse, ogni volta me lo chiede, quindi la risposta, anzi glielo dico anche in diretta, è sempre no. Però, non è vero, non è vero, cambia la idea. No, la fa, no. Fagli la proposta in ginocchio come no. Un bravo eterosessuale, in ginocchio no. Con l'anello e lui la cede. Risposta, però sembra no, però io sono per cui tutti si possono sposare, questo è. Ma infatti, ma non ha proprio senso. Vabbè, non è una cosa, vabbè, che non concepi, non capisco. No, onestamente non l'ho mai capita neanche io. Credo veramente che rimandi sempre lo stesso problema, che se due uomini, due donne si sposano, poi si rompe un pochino quel giocattolino del matrimonio finalizzato alla procreazione e la gente va nel panico. Certo, questo sì. No. Senti, chiudiamo, anche perché so che poi tu hai un impegno tra una decina di minuti, quindi cerchiamo. Cioè, l'argomento è complesso, però cerchiamo di riassumerlo un po'. Si parla negli ultimi giorni tantissimo di DDL Zan, del quale io so molto poco, e quindi ma al di là di raccontarci tutto, il decreto non ce ne frega niente, chi lo vuole leggere se lo va a leggere. Qual è l'elemento divisivo in questo momento? Perché a parte le manifestazioni di sostegno con le foto sui social, con la scritta sulla mano a favore, però un dibattito non c'è. E ci sono il movimento femminista, una parte del movimento femminista che è contrario. Quelli del Family Day che ovviamente sono contrario, poi c'è il mondo dello spettacolo che tanto per cambiare è a favore, ma dov'è che cozzano le visioni, visto che si tratta di dare maggiori diritti e difese a persone che al momento non ne hanno, o ne hanno meno di quanto sarebbe necessario. Quindi, questo è il punto che mi interessava capire. Silvia, vado io o vai tu? Vado io. Allora, innanzitutto, proprio brevemente, così vado al succo. Non c'è una grande divisione, perché secondo me ancora per l'ennesima volta viene raccontato che ci sono due mondi. Il mondo è solo uno, ed è il fatto del mondo di come noi persone LGBT ci vogliamo rappresentare. Perché se la dividiamo il mondo, mi dovete fare la cortesia la prossima volta che si parla di campi di sterminio di invitare anche i nazisti per dire la loro. Perché se ogni volta la dobbiamo buttare su ci sono due cose divisive, beh, perfetto, allora... Quando si parla di questioni omosessuali si invitano quelli di Provita, quando si parlano di campi di concentramento si invitano anche i nazisti, facciamolo, cioè io non, però lo dobbiamo fare per tutto, così quando parliamo di questioni sull'handicap invitiamo tutti quelli che picchiano le persone appunto con un handicap, cioè dobbiamo un po' deciderci, oppure quando facciamo le convention di uomini, sul femminicidio, invitiamo anche quelli che picchiano le donne per sapere se è giusto picchiare una donna. Cioè, non si capisce perché, scusate, su questo mi incazzo molto, perché non si capisce quando... No, perché quando si parla di questioni LGBT ci deve essere sempre una controparte, non esiste la controparte, esiste una parte, siamo noi, punto. Questa legge è molto semplice, ve la spiego in due parole. Se tu picchi qualcuno, come in quel caso, una violenza, ok, tu aggredisci qualcosa, c'è già la legge che dice tu mi hai aggredito, esiste una legge Mancino che ti dice se tu aggredisci una persona perché ha il velo, ti aggravo il reato perché è una questione legata alla religione oppure all'etnia, quindi c'è un aggravante. In questo caso è l'aggravante perché quei due ragazzi che sono stati picchiati non sono stati picchiati per una rissa, sono stati picchiati perché erano stati identificati come persone omosessuali, semplice, punto. Ora, qual è, tu dici, qual è che è divisivo? È divisivo perché si vorrebbe, siccome all'interno della violenza non c'è solo, questo è un po' il mio lavoro, la violenza non è solo fisica diretta, la violenza può essere anche indiretta, ok? Allora si ha la paura, perché spesso siccome le due cose sono collegate, cioè davanti alla violenza verbale poi ci può essere anche la violenza fisica, e allora si vuole, da chi vuole continuare a dire ingiurie nei confronti della categoria
delle persone LGBT l'autorizzazione a dire no. Allora, se venite picchiati, tanto comunque siete difesi, ma non se mi create, come posso dire, una legge ad hoc, allora io non posso più dire, come dicono alcuni di loro, non so, sono contro i matrimoni, eccetera, eccetera, il che non è così, ovviamente, anche perché è stato tolto. No, ma infatti non era questo su cui io avevo notato o perlomeno registrato un po' di divisione. No, quella che tu dici è sull'identità di genere, perché questa legge... l'autodichiarazione, l'autocertificazione, una cosa del genere, spiegaci. Questa legge è una legge che prevede tre categorie, mettiamole così, ve lo dico in maniera semplice, le questioni sull'orientamento sessuale, quindi la legge sull'uomo, bilesbo e transfobia, poi c'è le questioni sull'identità di genere e le questioni sulla disabilità, il famoso abilismo. Ora, il punto divisivo è quello sull'identità di genere, ok? È il punto che sta in mezzo, perché sull'identità di genere, ovviamente, parte, non le chiamo neanche femministe, perché sono la parte peggiore per quanto mi riguarda, perché sono appunto trans escludenti, insomma, che non tengono in considerazione che una donna si definisce per quello che vuole lei e non per il sesso biologico. Noi non guardiamo le mutande di una persona, è ragion per cui loro cosa sostengono? Quella parte che, come posso dire, non vuole, come spesso succede e come spesso dicono, voler mettere insieme il mondo delle donne non biologiche con appunto le donne biologiche, quindi lo vogliono tenere diviso, vorrebbero dire noi non ci stiamo ad entrare in quel calderone, quindi fate la legge ma togliete l'aspetto dell'identità di genere. Non capendo che però in un percorso di legge, se tu ti agganci a quello, hai svuotato completamente la legge, esattamente quello che era successo per le unioni civili. Ad esempio, una critica che ho letto, dimmi se è una cosa, la classica cazzata di propaganda, è una cosa concreta. Su questa questione dell'identità di genere, ovvero io mi dichiaro il genere non per come sono nato ma per come mi sento, e quindi se io sono nato uomo ma mi sento donna, io dichiaro di essere donna, e quindi anche se all'anagrafe sono stato registrato come maschio, io posso definire la mia identità di genere e quindi poi nella società comportarmi di conseguenza. Quindi banalmente, gli esempi che ho visto, tu sei uomo, nasci uomo ma ti senti donna e quindi decidi di dichiararti donna e di conseguenza hai accesso, faccio un esempio, agli spogliatoi delle donne nelle palestre, oppure a partecipare alle Olimpiadi come donna, anche se tu hai la fisicità, diciamo, di un uomo. Queste sono le cose che io ho letto, ripeto, sono ignorante in materia, perciò ho fatto la domanda, ma quel 3-4 articoli che ho letto in questi due giorni si concentravano su questo. È una stronzata o effettivamente è un rischio? E se è un rischio, come lo si può calmierare all'interno magari della legge inserendo un emendamento o qualche altra cosa? No, è una stronzata senza neanche pensarci più di troppo. Allora, innanzitutto, scusatemi, però anche questo bisogna fare chiarezza. Quando si parla di identità di genere bisogna capire che cos'è, facciamo un passo ma veloce anche in questo caso. Qua si parla di identità sessuale. L'identità sessuale è fatta da 4 cose. Il sesso biologico, ok? Quando tu nasci puoi nascere maschio, femmina o anche intersessuale. Ricordiamoci sempre che anche su questo Chiara Lalli, leggetevelo in tutti i pazzi per gender, dice che anche il sesso biologico alla nascita non è così deterministico come ce lo immaginiamo noi. Poi c'è il ruolo di genere, tutto ciò che la società considera che sia maschile e femminile. Le donne lavano i piatti e gli uomini guidano la macchina. Questo è il ruolo di genere, quello che la società pensa debba fare una donna e quella società pensa che deve fare, e già questo dovremmo cambiarlo perché già questo modello non funziona. Poi c'è l'orientamento sessuale, e su questo appunto omosessuale, bisessuale, lesbica, eccetera, eccetera. E poi c'è l'identità di genere. L'identità di genere è il quarto componente dell'identità sessuale, ma l'identità di genere è come io, Claudio, mi percepisco, non come tu dici che io devo essere. Questa è la cosa su cui noi ci incazziamo, perché se io decidessi che non mi sento in questo corpo, io sono un maschio gay cisgender. Cisgender significa che io mi percepisco con appunto la mia identità di essere fisicità, una persona maschia, diciamo. Fisicità maschia. Ma se io non mi percepisco invece come una donna, posso decidere A di fare la transizione, B di non farla, perché non sono obbligato a fare
delle cure mediche per decidere se io mi voglio definire una femmina. E non è che ci deve essere qualcuno o qualcuna soprattutto che deve dire a me cosa voglio essere. Ecco, questo diciamo che... Su questo sono d'accordo, la mia domanda è se tu, Claudio, sei nato uomo, diciamo così, maschio, vuoi fare o non fare un percorso di transizione chirurgica, quello non ci interessa, però ti senti donna e non ti riconosci nel tuo genere di nascita. Se vuoi dichiarare te stesso come una donna, perché ti senti donna, poi hai oppure no diritto ad accedere a quegli spazi, a quei luoghi, a quegli ambienti che sono esclusivi delle donne? Questa è la mia domanda. Cioè, questa cosa è consentita dal DDL Zan oppure no? Se sì, no. Come, se no, perché? Il DDL Zan con questo non c'entra niente, ragazzi, niente. Il DDL Zan prevede solo... Allora, ti dico cosa prevede il DDL Zan. Prevede tre cose. La prima, l'aggravante sulla legge, cioè tu mi picchi in quanto persona LGBT oppure disabile o in quanto donna, quindi identità di genere, io ti do l'aggravante, cioè hai un reato in più. Prevede una cosa molto bella, e cioè prevede che se tu mi picchi, anziché finire in galera, che è quello che ci auspichiamo noi, vieni a fare un anno di servizio gratuito al Mario Mieli, e così okay. Vedi, e quindi è questa. La terza cosa è che viene istituita dall'UNAR, che è appunto l'agenzia che si occupa delle discriminazioni in Italia, la giornata dell'omo, bi, lesbo, transfobia. E poi che cosa prevede? Prevede un po' di soldi per i centri antiviolenza, cioè che le associazioni o chi se ne occupino possano monitorare quello che succede in Italia e quindi verificare quanti casi ci sono, creare degli spazi di accoglienza, creare delle case rifugio, creare dei centri come appunto lo psicologo, il centro legale. Di questo, di tutto il resto, se si parla del nulla, è per buttarlo in cacciara, perché questo prevede la legge. La legge non ha niente a che... prevede queste tre cose, basta. No, perché io diciamo. Solo oggi ho letto tre articoli su questa cosa che ti avevo chiesto. No, non c'entra niente. Scusa, Silvia, poi Fede, parla vai. Tu, poi lasciamo un attimo parlare Silvia, poi salutiamo Claudio, perché non vorrei che facesse tardi. Per vai, ho altri sei minuti. Silvia, la tua sul DDL Zan. Ma io sarò sinteticissima perché ho le idee molto chiare su questo. L'omo, lesbo, bitransfobia non è un'opinione, è un reato, basta, dovrebbe essere semplicemente approvata questa legge senza strumentalizzazioni, senza starne a parlare ulteriormente. Bisogna approvarla, non c'è da discutere, non c'è da utilizzare cose che non hanno niente a che fare con questo DDL, ce l'ha spiegato molto bene Claudio, anche io sto leggendo cose che veramente non hanno niente a che fare, come l'utero in affitto, che mi piace ricordare chiamarsi gestazione per altri. Cerchiamo di, ecco, questo è un compito che noi anche come circolo ci diamo, di dare informazioni chiare e precise affinché non esistano più strumentalizzazioni che poi creino questa disinformazione e soprattutto non facciano arrivare in porto una legge che in realtà dovrebbe essere di base già stata approvata. No, ma tra l'altro la strategia diciamo delle destre, perché poi sono prevalentemente quella compagine lì che sta cercando di buttarla in caciara, è proprio buttarla in caciara. Se voi vedete la risposta che ha dato la Meloni al Maurizio Costanzo Show, per quanto faccia ridere già che lei vada al Maurizio Costanzo Show, era proprio quella di buttarla in caciara, cioè no, perché una cosa è la violenza, un'altra è vestire i maschietti da femminucce, i femminucci da maschietti. A parte che, come vesto mio figlio, non ho figli, ma posso anche deciderlo io, banalmente. Dall'altra parte è proprio, cioè, mi sembra proprio un progetto lucidissimo di buttarla in caciara e spaventare le vecchine, perché poi è quello il punto, cioè tu tendi a spaventare le vecchine dicendo queste cose. Mio nipote vestito da bambina, oddio. Vabbè. Comunque, io credo mi sa che abbiamo... Claudio si è frizzato, non sì. Ho capito se se n'è andato oppure no. Temo che gli si sia scaricato il cellulare e quindi sia... Ok, perfetto. Comunque è stato molto chiaro, mi ha chiarito le cose, almeno a me, che non ne sapevo niente, ho letto tutte informazioni effettivamente
sbagliate. Tra l'altro, un'altra di quelle cose che dicono è: adesso non è una priorità. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, state in Parlamento, non è che dovete parlare solo del Covid, andate a parlare pure di qualche altra cosa, cioè, se no che cazzo vi paghiamo a fare? Ma questo fatto delle priorità, poi chi lo stabilisce? La proprietà non è per te una priorità, ma per me che sono coinvolto, diciamo, nella questione, magari sì. Aspetta che si sta ricollegando Claudio, così lo, perlomeno lo salutiamo. È stata una puntata bellissima per il mio punto di vista, perché ho imparato un sacco di cose, che è l'obiettivo per il quale facciamo il podcast, cioè sfruttare all'infinito i nostri ospiti per farci spiegare le cose. Claudio, ciao. Non riesco ad attivarti il microfono, non ho capito per quale motivo. Però credo che ci siano proprio dei problemi di connessione sulla, su Claudio. Okay. Vabbè, noi... Ma a questo punto, Claudio, ok, forse adesso ti sentiamo. No, sei scomparso, no, di poco. Vabbè, allora la chiudiamo. È il così. Della lui, tra esatto. L'altro, deve anche andare, quindi non voglio andare oltre. Grazie mille, Silvia. Grazie a Claudio. Grazie, glielo riferirai a tu appena lo senti. Noi, come sempre, la puntata sta su YouTube. La caricheremo domani su Spotify. Diffonderemo sui social. Credo ci sia stato un problema tecnico nel gruppo di Facebook. Ricaricheremo però la puntata una volta anche lì. Ragazzi e ragazze, Silvia, grazie mille. Claudio, grazie, spero ci senta. Grazie mille anche a lui. Siete stati veramente illuminanti. Io ringrazio voi, ringrazio chi ci ha seguito fino a qui, ringrazio chi ci seguirà in differita. È stato un vero piacere. Ci diamo appuntamento alla settimana prossima, quando parleremo di Russia, che è un paese che mi sta molto a cuore, e con un ospite molto gradito, che è Giovanni Sabino. Grazie mille a tutti, buona serata, buon proseguimento e ci vediamo presto. Grazie, ciao a tutti, tutte e tutto. Ciao Silvia, ciao Fede, ciao Claudio, ciao a tutti.